Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, come state? Bentornati in un nuovo video. Finalmente ci rivediamo dopo 2 settimane di stop, che ovviamente ora vi racconterò tutto. Allora, oggi un video chiacchiericcio, un po' più serio del solito, ma mi sentivo di fare questo video per raccontarvi un po' come mai sono sparito in queste 2 settimane, che cosa è successo, di qua di là. E quindi oggi faremo un video così abbastanza serio, anche se non è da me, però ogni tanto ci vuole perché ho anch'io i miei periodi di serietà, eh. Non so se notate, ma oggi c'è un'inquadratura diversa. Ho deciso di provare a fare un video con questa inquadratura e quindi siete un po' più in alto rispetto al solito. Boh, volevo provare. Vedo che tanti youtuber usano l'inquadratura un pochino più alta. Probabilmente dopo aver finito di registrare questo video ho il mal di collo, perché fuori di guardare così in alto mi verrà il mal di collo. Ma volevo vedere come uscisse l'inquadratura e quindi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti innanzitutto se preferite l'inquadratura vecchia solita, quindi frontale, o se la preferite così un pochino più dall'alto. Ma prima di iniziare con questo video e raccontarvi un po' tutto quello che è successo in queste 2 settimane, io vi voglio invitare a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, a cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video, e a cliccare sul tasto abbonati che trovate qui sotto e vi darà tanti contenuti in esclusiva. Dove cominciare? Allora, noi ci siamo visti il primo venerdì di gennaio che avevamo fatto le buste di Tiger. Dopodiché, senza dirvi niente, sono sparito 2 settimane. Ero già in dubbio se fermarmi un attimino, nel senso che volevo prendermi una settimana di stop. E quella l'avevo più o meno preventivata, anche se appunto non vi ho detto niente perché non ero ancora certo di questa decisione, ma volevo prendere una settimana di stop per fare un pochettino di ferie, visto che comunque anche a dicembre non mi sono mai fermato. Ho detto a gennaio mi prendo una settimana per me senza dover stare a lavorare al computer e così. Stop che alla fine è successo, in parte voluto, in parte no. E stop che si è prolungato per 2 settimane. Infatti, per 2 venerdì non mi avete visto qui sul canale, ma sinceramente non vi ho nemmeno aggiornato su Instagram e su Facebook, dove anche lì sono sparito perché sono successe alcune cose. Allora, premetto che io sto bene, non ho nulla, però è successo qualcosa nella mia famiglia e quindi diciamo che mi ha buttato un po' giù questa cosa. Già sapete che ero in una fase un attimino critica perché con i miei attacchi di panico, le mie ansie, la mia ipocondria, questo periodo dove c'è contagio d'oltranza, già non stavo benissimo perché comunque ero nel panico totale. In più è successa sta cosa alla mia famiglia e quindi diciamo che la cosa mi ha buttato proprio giù totalmente. Ho fatto soprattutto la prima settimana crisi totale, proprio pianti senza fine, guardate, terribile. Diciamo che adesso non si è ancora risolta del tutto la situazione, però diciamo che vedendo che è una cosa che resta contenuta e vedendo che tutto sommato si riesce a viverla questa cosa che vi racconterò adesso, diciamo che la sto vivendo un attimino, tra virgolette, meglio. Gli attacchi di panico sono un pochino meno, l'ansia altrettanto, insomma, sto cercando di gestirla per quello che riesco. Allora, 2 giovedì fa, al mattino, io vi dico, dato che ultimamente sto facendo, per chi mi segue lo saprà su TikTok, sto facendo le live alla sera e sto in live fino a tardissimo perché a volte sto anche in live fino alle 2, 2 e mezza, alle 3, alle 4 è successo, una volta è successo le 6 quasi. E quindi al mattino capita che mi alzo, cioè ultimamente al mattino mi alzo veramente tardi. 2 giovedì fa al mattino mi sveglio. Io la prima cosa che faccio appena mi sveglio, prendo il cellulare dal comodino e guardo che cosa c'è.
vedo le varie notifiche, così, e tra i vari messaggi di WhatsApp c'era il messaggio di mia mamma che mi diceva chiamami appena puoi. Ho detto, oh mio Dio, se mi scrive una cosa del genere c'è qualcosa che non va. Quindi prima cosa che faccio, prendo in mano il telefono. Prendo in mano il telefono e niente, mi spiega che cosa è successo. Praticamente mia nonna, che vive accanto a mia mamma perché sono due villettine attaccate, si è sentita male. Mia mamma, vabbè, mia nonna ha già i suoi problemi. Mia mamma è andata a casa sua, come fa tutti i giorni, tutto il giorno. E niente, non la trovava, non la trovava. Praticamente ad una certa ha sentito dei rumori in bagno. Quindi è andata in bagno e ha trovato mia nonna per terra, svenuta, e non riusciva più a camminare, non riusciva a riprendersi, non era in sé. Quindi anche lei è entrata nel panico. Allora, innanzitutto non riusciva ad alzarla mia nonna, perché comunque svenendo a peso morto non riusciva ad alzarla. E quindi ha chiamato un paio di vicini che l'aiutassero a riprenderla, a tirarla su, diciamo, e a portarla sul divano. Niente, sono stati lì un attimino, dopo hanno visto che mia nonna non si riprendeva da questa cosa e quindi hanno chiamato subito l'ambulanza. L'ambulanza che è arrivata e ovviamente cosa che fanno? La prendono e la portano subito al pronto soccorso. Però con tutti questi contagi, mia mamma non è potuta andare con lei, quindi è dovuta rimanere a casa e siamo dovuti stare costantemente aggiornati con i medici tramite telefono. Che anche lì, vabbè, pian piano poi i medici riescono a mettersi in contatto con mia mamma e praticamente salta fuori che mia nonna ha avuto un'ischemia. Ischemia che aveva già avuto anche qualche mese fa. Anche qualche mese fa l'ha avuta, è stata portata al pronto soccorso, l'hanno ricoverata tipo una settimana in ospedale e si era ripresa. Adesso niente, ha avuto questa ischemia bella potente per la seconda volta e niente, praticamente appena entrata in ospedale, come da prassi, gli hanno fatto immediatamente un tampone rapido e poi gli hanno fatto comunque anche un tampone molecolare. Col tampone rapido è uscita negativa e quindi già lì un respiro di sollievo perché abbiamo detto almeno quello non c'è il Covid e meno male. Però vabbè, loro per scrupolo, oltre al rapido, gli hanno fatto anche il molecolare, ovviamente. Niente, mia nonna passa l'intera giornata in ospedale perché comunque dovevano fargli esami su esami su esami. Durante la giornata ci hanno detto i medici che mia nonna ha avuto anche due crisi epilettiche. Quindi, Ale, giusto per non farci mancare niente. Nel frattempo, verso sera, tipo verso le 6:30, 7, arriva sul cellulare di mia mamma con cui è registrata mia nonna, perché mia nonna, vabbè, non ha un cellulare, arriva l'SMS con cui si poteva andare a vedere il risultato del tampone molecolare. Andiamo a vedere questo tampone molecolare e la cosa che meno volevo al mondo, mia nonna è positiva. Mia nonna è positiva, ma asintomatica perché non aveva niente. Allora, partiamo dal presupposto che non so come mai, ancora adesso me lo sto chiedendo, mia nonna sia risultata negativa al rapido e positiva al molecolare, quindi probabilmente o lo stava iniziando o lo stava finendo, abbiamo pensato. Vabbè, fatto sta che mia nonna decidono di ricoverarla proprio perché non si riusciva a riprendere e poi, vabbè, essendo positiva l'hanno ricoverata. Ricoverata ovviamente in reparto Covid perché, essendo positiva, non potevano metterla nel reparto, diciamo, normale, tra virgolette. Niente, quindi già lì io mi sono buttato giù perché ho detto, cavolo, no. Ischemia, due crisi epilettiche. Ora è positiva, ho detto no, non è possibile, cioè. Quindi già io lì ho avuto un mega crollo totale. Adesso sono 2 settimane, mia nonna è ancora in ospedale, vi dico questo. Gli hanno rifatto un altro, dopo tipo 10 giorni, gli hanno rifatto un altro molecolare. È ancora positiva, è fortunatamente asintomatica perché non ha nulla a parte qualche colpo di tosse ogni tanto durante la giornata e quello va benissimo. Mentre ischemie e crisi epilettiche non ne ha più avute. Però a quanto pare, e qui dobbiamo, cioè nel senso non è che non mi fido, perché ci mancherebbe, io
credo nei medici e quant'altro. Però ovviamente noi non abbiamo modo di parlare con mia nonna. Possiamo, ogni tanto quando i medici si ricordano, chiamano casa, mi hanno chiamato tipo 2 volte in 2 settimane, non di più. Quindi noi con mia nonna non abbiamo ancora avuto modo di parlare, ovviamente non possiamo andare in ospedale a trovarla, perché penso che in nessun reparto facciano entrare, tantomeno in un reparto Covid. Quindi con lei non abbiamo avuto niente, neanche una parola, e i medici ci dicono che tutt'oggi è ancora molto confusa. Quindi adesso stanno cercando di sistemare un po' tutto il quadro cognitivo e poi, boh, vedremo giorno per giorno. Nel frattempo mia nonna è ancora positiva e, proprio la cosa che meno volevo. In tutto ciò, perché non è finita qui, sembrava troppo breve e facile la cosa, mia mamma ovviamente è dovuta andare subito il giorno dopo a fare il tampone, perché ovviamente stando sempre a contatto con mia nonna doveva farsi il tampone, giustamente. Quindi mia nonna è stata ricoverata il giovedì sera abbiamo saputo che era positiva. Mia mamma ha chiamato subito per prenotare un tampone rapido e è andata a farlo venerdì mattina. Venerdì mattina va a fare il tampone rapido e fortunatamente era negativo. Ho detto, sospiro di sollievo, gli ho detto almeno lei se l'è scampata. Però non lo so, dentro di me avevo un qualcosa che non mi convinceva, perché ho detto, mia nonna col rapido è uscita negativa, poi col molecolare è uscita positiva. Non ero convintissimo. Poi c'è da dire che sia mia mamma che mia nonna settimana prossima dovevano andare a fare la terza dose del vaccino, perché la fila era interminabile. Pensate che gliel'ho prenotato il 2, mi pare, il 2 o il 3 di gennaio e hanno appuntamento il 2 di febbraio, quindi immaginate voi quanto è lunga l'attesa. Dato che appunto mia mamma settimana prossima doveva andare a fare il vaccino, io non ero convintissimo. Più che altro perché ho detto magari l'ha fatto, o magari il rapido non esce positivo, lei mi fa fare il vaccino e inizia a star male. Quindi avevo un po' d'ansia, di timore, e non ero convintissimo. Quindi gli ho detto, ascolta una cosa, dato che mia mamma purtroppo non ha la patente, non ha modo di spostarsi, anche perché poi i suoi vicini erano praticamente quasi tutti positivi, quindi non aveva modo di farsi neanche accompagnare da qualcuno per farsi fare il molecolare. Quindi gli ho detto, facciamo una bella cosa, tagliamo la testa al toro, ti prenoto io un tampone molecolare a domicilio, perché adesso non so se sapete, ma i tamponi molecolari vengono a farli anche a domicilio. Costano qualcosa in più, però chi se ne frega, nel senso. E quindi gli ho detto, ci penso io, te lo prenoto online io e te li faccio venire a casa. Giovedì sera gli ho prenotato il tampone e fortunatamente lunedì mattina c'era già un buco, quindi mi hanno detto lunedì mattina facciamo venire un medico a casa che gli fa il tampone molecolare. Ok, lunedì mattina vanno a fargli questo molecolare e gli hanno detto 24-48 ore ti arriverà l'SMS con l'esito. Infatti già il giorno dopo è arrivato l'esito con SMS. Quindi siamo andati a vedere il risultato, ebbene sì, anche mia mamma positiva. No, mi è cascato il mondo addosso. Perché ho detto, ok, dai, mia nonna è capitato che il rapido è negativo e il molecolare è positivo. Ho detto, 2 su 2 è impossibile. Quindi ho detto, almeno mia mamma si è salvata. E invece niente, ragazze, anche mia mamma, primo tampone rapido, negativo, molecolare, positivo. Niente, anche lì crollato il mondo addosso. Ansia totale, perché poi sapete ragazzi, io purtroppo non ci posso fare niente, sono fatto così, io vedo solo le cose catastrofiche, quindi ho iniziato a dire oddio, adesso succede qualcosa a mia nonna, succede qualcosa a mia mamma, di qua e di là. Fatto sta che anche mia mamma è asintomatica, perché ha sempre avuto solo qualche colpetto di tosse e basta. Adesso da ieri che ha un po' di nausea e corre spesso al bagno, detta proprio fine, dicono che potrebbe essere anche una causa del Covid, però non si sa. Adesso vediamo, lei, eh sì, proprio oggi che lo guardate, lei stamattina avrà fatto il tampone rapido, quindi io in realtà so già se lei ora è positiva o negativa quando voi vedete questo video, ma adesso in questo momento io non lo so ancora. Quindi, oh mio Dio, ragazzi, incrociate le dita anche voi per me e per la mia mamma, che almeno lei si sia negativizzata, non lo so.
Vabbè, fatto sta che domani avrà questo tampone rapido e vediamo un po' se almeno lei è riuscita a finirlo. Non lo so, non faccio previsioni perché io vedo sempre il negativo, quindi vabbè, vi direi, temo che non ne sia uscita ancora. Però non lo so, ragazzi, probabilmente sì, ve lo scriverò già qui nei commenti perché quando vedrete il video io saprò già la risposta, perché poi col rapido la si sa praticamente quasi subito. E quindi ecco perché sono sparito, ragazzi. Sono stati giorni terribili per me. La cosa che più mi spaventava, cioè il Covid, è arrivato anche a casa mia. Per fortuna, e sottolineo per fortuna, io lo scorso weekend dovevo andare da mia mamma a trovarla. Solo che mi era preso un po' il panico, ho detto no, con tutti questi contagi preferisco non uscire di casa. Gli ho detto a mia mamma, ci rivedremo più avanti, per un po' non ci vedremo, gli ho detto però faccio fatica ad uscire, proprio io non sto uscendo neanche qui di casa, ragazzi, sinceramente, ma neanche cosa stupida la spesa io esco più a fare, cioè me la faccio portare a casa da Esselunga. Non lo so, sto sbagliando sicuramente, perché mi sto chiudendo, sto facendo io un lockdown tutto mio, sto sbagliando sicuramente, però io non ce la faccio, quindi preferisco stare a casa mia al sicuro, anche se poi ragazzi, oh, può essere che capita, perché alla fine tipo Diego esce a lavorare, quindi potrebbe tranquillamente prenderlo lui e portarlo a casa. Però diciamo che io sto evitando di uscire. E in tutto ciò dico per fortuna che con la mia paura sono rimasto in casa, perché altrimenti io lo scorso weekend sarei andato da mia mamma, avrei visto mia mamma e sì, sicuramente avrei preso. A parte che avrei dovuto fare. No, io non dovevo fare la quarantena perché io ho già 3 dosi, idem Diego. Però sicuramente il mio panico sarebbe salito alle stelle e con grande probabilità l'avrei preso pure io, anche perché ovviamente se vado in casa, a casa di mia mamma non tengo la mascherina. Ho deciso appunto di fare questo video un po' chiacchiericcio, un po' serioso per raccontarvi che cosa è successo. Sapete che comunque da 3 anni ormai, sì, ho deciso di mettermi qui su YouTube, quindi giustamente fate parte anche della mia vita, quindi come vi racconto le cose belle, vi racconto anche le cose meno belle, perché boh, questo canale io ho deciso di tenerlo, oltre per fare video scherzosi e quant'altro, anche tenerlo come un diario. E quindi niente, nel diario purtroppo ogni tanto bisogna scrivere anche dei capitoli brutti. Spero ragazzi che per quest'anno io ho dato, cioè mamma e nonna, basta, ho già dato. Quindi spero di adesso andare avanti nel 2022 serenamente, senza altre rotture di scatole, perché 2020 sapete cosa è successo. 2021, vabbè, con sta pandemia e quant'altro, lasciamo stare, comunque era appena successa a fine 2020 la cosa di mia zia, quindi gran parte del 2021 l'ho passato in un modo terribile. 2022 è iniziato così, cioè basta, non ne posso più, davvero. Vabbè, ragazzi, spero di. No, ho fatto un video lungo anche oggi, ma fa niente, dovevo recuperare la nostra chiacchierate. E niente, spero di non avervi annoiato, nel caso ditemelo, ma vabbè, incrociate le dita anche per me, ve lo ricordo, ragazzi. Io adesso penso e spero di non sparire più, di ritornare regolarmente tutte le settimane, anche perché appunto mi auguro che non succeda più niente. Io direi che il video si può concludere qua per oggi. Vi ricordo ancora una volta di lasciare tanti 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 like, di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, di cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. E di cliccare sul tasto abbonati che trovate qui sotto e che vi darà dei contenuti in esclusiva. Sotto in descrizione vi lascio anche i link per potermi seguire su Instagram, su Facebook e su TikTok. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!